Ciao ragazze, ciao ragazzi, spero di non avere rossetto sui denti, mi capita sempre quando ho il rossetto scuro, se sta capitando anche in questo momento lasciate perdere, ok? Non fateci caso, ok? Allora, ragazzi, finalmente mi sento meglio, sono stata malissimo per una decina di giorni, ho avuto la febbre alta, non vi sto neanche a raccontare che razza di influenza mi sono presa, ok? Oggi è il primo giorno in cui riesco seriamente a truccarmi e ad essere decente, perché se mi aveste vista fino a ieri probabilmente mi sarebbe venuto un infarto. Quindi perdonatemi se sono stata assente appunto per una decina di giorni, quindi se non sbaglio, allora ci sono due giorni di questa settimana e tutta la scorsa settimana, scusatemi, ma a volte mi ammalo anch'io, a volte sto male anch'io. Ok, scusatemi. In realtà questo video volevo dedicarlo a tutte le polemiche e le discussioni più sterili, più stupide, più assurde, più cattive e più perfide che si possa immaginare, che sono scaturite perché quando sono stata male è capitato in realtà la sera prima del corso che dovevo tenere. Ok, se non lo sapete, dovevo tenere un corso con la scuola Comax e dovevo tenere un corso appunto sulla vita da influencer, come diventare influencer eccetera eccetera eccetera, che doveva essere il 24 novembre. Il 23 novembre io sono stata male già quel giorno, già la sera, ma speravo comunque, non stavo tanto male da dire ok, annullo tutto, insomma, anche con qualche linea di febbre che avevo la sera prima e insomma con varie robe ho detto ok, ce la faccio comunque. La mattina dopo metto la sveglia, mi alzo alle 5 eccetera, fatto sta che non stavo in piedi, avevo la febbre alta, non potevo sicuramente purtroppo farmi 5 ore di treno, 7 ore di corso e altre 5 ore di treno per tornare a casa, perché sarebbe stato abbastanza cioè uno, non ce l'avrei fatta stare in piedi, due, avrei anche rischiato insomma di stare male. E quindi non era fattibile, purtroppo appunto a volte sto male anch'io ed è capitato nel momento peggiore, perché se c'era una cosa a cui tenevo veramente tanto 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 era questo corso, ok? Quindi potete immaginare quanto mi sia sentita affranta quando ho visto che non ce l'avrei fatta ad andare. Allora che cosa ho fatto? Non stavo in piedi, quindi ho detto ok, mando subito avviso, ovviamente erano le 5 però naturalmente i ragazzi del corso non erano ancora svegli, quindi ho avvisato subito dicendo guarda, così così colà, ieri sera così, stamattina purtroppo insomma non sto in piedi, sto malissimo, calcolate che avevo la febbre veramente a 39, quindi cioè non potevo muovermi. A quel punto quindi la ragazza con cui ero in contatto del corso eccetera mi dice guarda, purtroppo siamo veramente nei casini perché dobbiamo avvisare tutti adesso, peccato che sia capitato. Ho detto sì, purtroppo lo so, infatti mi sentivo super in colpa e ha contattato subito tutti quanti, mi sa tipo lei si sarà svegliata alle 6, quindi presumo che alle 6 abbia subito contattato tutti dicendo purtroppo Nicole è stata male, purtroppo dobbiamo per adesso annullare il corso, sarete rimborsati immediatamente infatti, perché il corso doveva tenersi di domenica, immediatamente infatti il lunedì, quindi il giorno dopo, è stato subito fatto il rimborso a tutti i partecipanti di tutto quanto avessero speso per il biglietto appunto del corso, quindi che erano 220 mi sa, perché poi c'era la promo, mi sa che erano 220 euro, e quindi sono stati completamente rimborsati a tutti quanti immediatamente, a tutti i partecipanti del corso, il 100% di quello che hanno speso gli è stato subito restituito. Non solo, la Comax sono stati molto molto carini in questo, perché ad ognuno hanno regalato anche un buono per appunto del valore di, i loro corsi sono di solito da 220 ai 300 qualcosa euro, quindi hanno regalato ad ognuno dei partecipanti anche un buono gratuito per partecipare ad una delle prossime lezioni che si terrà appunto nella loro scuola. Quindi tutti quanti i partecipanti sono stati rimborsati immediatamente di tutto quello che hanno speso, quindi già dicendo questo, né da parte mia né da parte della Comax non c'è stato alcun guadagno, ovviamente, perché io non sono stata pagata perché non ci sono andata, e loro ovviamente non hanno ricevuto nulla perché hanno rimborsato tutto quanto, quindi siamo praticamente a zero, ok? Perché ho sentito commenti, io ho letto veramente commenti, perché a lei interessa solo dei soldi, Nicole voleva farsi i soldi con voi, i vostri biglietti, adesso l'ho fregato. No, perché tutto è stato rimborsato
rimborsato immediatamente, quindi io non ci ho fatto un soldo, ma anzi ci ho perso, perché ovviamente ho dovuto una rimborsare alla Comax il biglietto del treno che mi avevano comprato, ovviamente, e quindi io sono in perdita giustamente, e la Comax a sua volta è in perdita, perché, e adesso vi spiegherò, sono stati molto molto onesti anche riguardo questo e molto umani. Una delle ragazze in particolare che doveva partecipare al corso li ha contattati dicendo: capisco che Nicole si sia sentita male, a me dispiace molto però perché io ho speso un sacco di soldi, sono venuta, non mi ricordo da dove, insomma comunque da un'altra parte dell'Italia, accompagnata, ho voluto per questa volta alloggiare in un 5 stelle, viziarmi, coccolarmi un po' assieme, mi sa, alla sua mamma, e quindi siamo in due in un 5 stelle, mi sa, due notti, e io adesso ho speso un sacco di soldi, come devo fare? E la Comax è stata molto molto onesta in ciò, perché uno ha rimborsato immediatamente il costo del biglietto, ma a questa persona in particolare, vista la situazione, visto che avevano speso anche moltissimo, è stato pagato anche il 100% dell'hotel 5 stelle per lei e per la persona che l'accompagnava, ok? Quindi, appunto, io ci ho rimesso dei soldi, la Comax ci ha rimesso dei soldi, oltretutto mi dispiace tantissimo perché per la mia carriera sarebbe stato una super 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 cosa questo corso, ok? Che spero ancora si possa fare, perché adesso la Comax, loro sono pieni per tutto il primo, mi sa, quadrimestre o semestre, il primo quadrimestre mi sa, del 2020. Hanno già tutte le lezioni impostate, quindi io spero tanto si possa rifare, ma se ne riparlerà nella seconda metà del 2020 purtroppo, perché prima appunto sono tutti già occupati, e spero davvero si possa fare, perché ci tengo tantissimo. Tra l'altro ho già tutti gli appunti, ho tutto pronto, ragazzi, c'è stato un sacco di lavoro prima, mi sono preparata tutto e poi alla fine, vabbè, comunque solita sfiga mia, comunque a parte questo, no vabbè, crediamo nella legge dell'attrazione, quindi non diciamo solita sfiga mia, però ragazzi, è capitato, tutto succede per una ragione, che cosa vi devo dire? Altra cosa che ho letto nei messaggi, nei commenti, questa polemica, questa cosa, io sono stata male, quindi 10 giorni praticamente non sono stata sui social, ho letto frasi del tipo: sì, perché il corso è stato annullato per i pochi partecipanti, perché no, uno sarebbe stato annullato per pochi partecipanti, cioè sarebbe stato annullato prima, non il giorno stesso, ok? Perché non è che uno spera che la gente si iscriva all'ultimo momento di notte. Numero due, se andate a vedere le clausole della Comax, eccetera, loro si riservano la possibilità, rimborsando tutti quanti ovviamente, di cancellare un corso se ci sono troppo poche persone, una cosa che gli è successa e lo comunicano tranquillamente se capita. Non era questo il caso, quindi anche qui non riesco a capire mai, sì, perché è così, perché... ragazzi, no, mi dispiace, i partecipanti c'erano, è solo che sono stata male, ma appunto ripeto, spero quando hanno un posto libero nelle loro lezioni di poter riorganizzare questo corso. E ci spero davvero tanto, anche perché ho già tutti gli appunti pronti, quindi sarei pronta per farlo anche domani. Scusate se mi va via la voce a volte. E cos'altro ho letto che volevo specificare? Ah sì, ho visto delle ragazze dire: sì, tu non è vero che stai male perché hai postato un post e le storie su Jewel Candle e poi su Freshly Cosmetics. Allora, c'è una cosa che voi dovete sapere, ragazzi, e anche qui il fatto che si pensi male e si dia per scontato che io sia una persona disonesta, quando in realtà voi le cose come stanno non le sapete, mi dà veramente fastidio. Vi spiego come funzionano le collaborazioni con i brand. Molto spesso, specie nel caso del Black Friday, i contenuti, si tratti di post, storie, video, qualsiasi tipo di contenuto, io lo creo molto in precedenza, lo faccio visionare dal brand molto in precedenza e poi ci si accorda per una data di caricamento. Quindi il fatto che io dovessi caricare quelle storie lì era già stato deciso molto molto prima, e le storie le avevo già pronte molto molto prima, quindi sì, sono state caricate nel giorno, nell'ora in cui il brand, in cui ero d'accordo di farlo con il brand, ma stavo ancora male, però ovviamente ho dovuto caricarle per esigenze contrattuali, quindi è stessa cosa appunto sia Jewel Candle che Freshly Cosmetics, stessa identica cosa, sono state tutte registrate in precedenza, è per questo che le uniche cose che ho caricato quando sono stata male, perché viene anche messo in dubbio che io sia stata male, è assurdo, cioè io sono qua a dovermi giustificare perché sono stata male e la gente non ci crede, cioè la gente,
una piccola percentuale di quelli che si divertono così non ci crede, ok? Quindi ragazzi, ecco perché ho caricato solo un post e due stories sponsorizzate mentre sono stata male, perché stavo male e quelle erano le uniche che già avevo pronte e dovevo caricare quel giorno, ok? Altra cosa, cosa volevo menzionare ancora? Ah sì, poi un'altra persona mi fa: sì, perché non è vero che stai male, perché stai tutto il giorno qua a cancellare i commenti. No, in realtà quando una persona clicchi su restricted su Instagram, tutti i commenti di quella persona non saranno più visibili agli altri, e ci sono persone che io ho dovuto bloccare perché insultavano non poco, e anche se gli insulti sono velati e non ci sono parolacce, sono comunque commenti di persone che cercano discussioni, cercano polemiche, e sul mio canale queste cose non le voglio, quindi se vogliono andare a farlo su altri canali, su altre che lo facciano pure, sul mio canale no, quindi vieni restricted, che non so come sia in italiano, ristretto, non lo so, fatto sta che i commenti che scrivi poi da quella volta in poi non sono più visibili, e l'ho fatto con penso 3 o 4 persone, e che poi erano convinte che io stessi lì a cancellare i loro commenti. No ragazzi, in realtà appunto così funziona Instagram. E non so se c'erano altre cose a cui volevo rispondere, perché mi fa veramente veramente ridere, cioè uno sta male, ok, sta male, deve disdire un corso, è successo purtroppo, speriamo si possa rifare. Su internet non è così, su internet cominciano le speculazioni: ma allora lei non è stata male, c'erano pochi partecipanti, per questo hanno deciso di dire di no, ma perché il giorno stesso? Forse perché sono stata male davvero. Poi mi è stato detto: perché non hai avvisato prima che stavi male? Ragazzi, perché la sera prima non stavo tanto male, speravo di farcela, non avrei per niente al mondo disdetto questo corso, a meno che veramente non fossi stata in piedi, ed è quello che è successo. Ecco, ad esempio, bellissimo commento che io ho trovato adesso su Instagram: come hai speso i soldi che i corsisti hanno versato inutilmente, Nicole? Ragazzi, tutti i soldi sono stati rimborsati immediatamente, non è che qui siamo su Striscia o sulle Iene, eh? Io e la Comax siamo persone oneste, se una cosa non viene fatta non è che ci intassiamo i soldi e scappiamo, ok? Sono stati tutti rimborsati, quindi ti rispondo molto carinamente, tesoro, Maria Gattinact su Instagram, che tutti i soldi sono stati rimborsati e non li ho né io né la Comax, quindi non capisco il tuo commento. In realtà, ecco, stessa cosa, notate il livello di commento: svegliatevi, non è vero che sta male, è solo una scusa per aver bidonato la gente iscritta a quella caccata di corso. Ecco, ok, gente che si fa profili fake per venire a scrivere queste cose, ok? Allora, numero uno, evidentemente la caccata di corso c'era tanta gente che doveva venirci, ok? A parte questo, numero due, in che senso è una scusa per aver bidonato la gente iscritta? Nessuno ci ha guadagnato nulla. Una ragazza dice sotto un video che erano lei e la segreteria che non c'erano iscritti. No, assolutamente no, non è vero, non è vero. Anche perché, ripeto, se fosse stato che lo annullavamo per pochi iscritti, cioè l'avrebbe detto la Comax, lo fanno sempre, insomma, se capita, è capitato, li disdicono e rimborsano, insomma, è normale. Altro commento che mi scrive: credo che dovresti essere corretta con le persone che ti seguono da tempo e hanno speso soldi per il corso. Certo, infatti sono stati rimborsati tutti quanti. Quindi ragazzi, spero con queste cose di aver risposto a tutte queste polemiche stupide sul corso, perché veramente è una cosa allucinante. Anche quelli della Comax, adesso vi leggo che cosa mi hanno scritto, veramente: tutte queste haters incattivite che ne stanno dicendo di ogni, pensano davvero che il corso sia stato annullato per mancanza di iscritti la domenica mattina alle 6? Incredibile, se l'avessi voluto annullare sarebbe stato nella mia facoltà farlo, avrei dato un adeguato preavviso e fatto comunque i rimborsi. Cosa potevo guadagnarci io, o tantomeno tu che fai un lavoro dove la reputazione è tutto, ad annullarlo all'alba della domenica? Pazzesco davvero, evidentemente, effettivamente, è vero. Ah no, altre cose che volevo aggiungere, che non ho aggiunto, in merito alla ragazza che aveva fatto un sacco di chilometri perché arrivava da un'altra parte d'Italia per venire a Milano, a quella ragazza appunto è stato rimborsato il costo del biglietto, è stato pagato interamente l'alloggio nell'hotel 5 stelle a lei e a un'altra persona, e cosa importantissima, quando la Comas quella stessa mattina mi ha informato che
c'era una ragazza che stava venendo da lontano e che comunque aveva speso un sacco di soldi, che loro, oltre al costo del biglietto, hanno rimborsato anche l'hotel, appunto 5 stelle, per lei e per un'altra persona, non so se era una o due notti. Io ero super dispiaciuta, quindi ho chiesto subito alla Comax: ragazzi, datemi un recapito di questa ragazza, che voglio scriverle personalmente perché mi dispiace un sacco. Quindi dal mio cellulare privato ho contattato questa ragazza dicendole: guarda, sono mortificata, mi dispiace molto, purtroppo sto male, spero si possa rifare, per adesso annullato, ma spero si possa rifare. Mi hanno detto che ti rimborseranno l'hotel, mi hanno detto che ti rimborseranno il costo del biglietto come a tutti, ma visto che appunto è andata così, sono molto dispiaciuta per te, fammi avere il tuo indirizzo, dimmi qualsiasi cosa tu desideri per Natale e io te la farò avere. Insomma, quindi volevo veramente dal cuore farle un regalo per scusarmi personalmente, perché purtroppo sono cose che capitano e non si controlla il fatto di stare male, però almeno volevo scusarmi a modo mio, visto che mi aveva detto di seguirmi da 10 anni ed essere una super fan, e le ho detto: guarda, dimmi quello che desideri avere sotto l'albero di Natale e io te lo farò avere. Ho insistito molto, ma lei molto carinamente comunque ha rifiutato, dicendo: guarda, non sono quel tipo di ragazza, non voglio un regalo, eccetera. Le ho detto: guarda, capisco, ho cercato di insistere ancora un po', poi le ho detto: guarda, capisco, allora spero davvero di vederti presto, di poterti abbracciare per ringraziarti appunto che mi segui da un sacco di anni. E poi molto stranamente alla fine della conversazione mi ha scritto: guarda, non ti preoccupare, sappi comunque che se esce un video su YouTube riguardo la faccenda non sono io. E poi mi hanno detto di un video su YouTube riguardo la faccenda, che ancora mi chiedo se è lei oppure no, perché già mi era sembrato strano quando mi ha scritto: se esce un video non sono io. Ho detto: boh, perché dovrebbe uscire un video, insomma. E quindi poi alla fine invece, però, non so se sia lei oppure no, non so se sia la stessa ragazza oppure no, però vi dico onestamente, penso che comunque farsi visualizzazioni su una vicenda del genere per raccimolare qualche soldino sia comunque un livello abbastanza basso. Soprattutto dopo che non solo ti è stato rimborsato interamente il costo del biglietto che avevi speso, ma anche una o due notti in un hotel 5 stelle assieme ad un'altra persona. Quindi secondo me la Comax è stata più che onesta, più che trasparente. Dal lato mio sono stata male, non potevo farci nulla, spero che si possa rifare, abbiamo rimborsato tutto, io ci ho perso i soldi del treno, la Comax ci ha perso i soldi dell'hotel che ha dovuto rimborsare, quindi siamo entrambi a meno. E quindi appunto questo è quanto. Quindi no, non ci siamo approfittati per avere i soldi di nessuno, perché tutti sono stati rimborsati immediatamente. Ripeto, non siamo sulle Iene o su Striscia qua, noi non abbiamo guadagnato e poi siamo scappati, cioè tutti sono stati rimborsati, in più appunto io ci ho perso e loro ci hanno perso, è andata così. Ripeto, spero si possa rifare quanto prima questo corso, riorganizzare. Voglio scusarmi ancora appunto con chi aveva comprato il biglietto al corso vendendoselo annullato la mattina stessa, e voglio scusarmi ancora con tutti voi perché era da un po' che non facevo video, ok, ma adesso sto bene e sono tornata, spero, almeno spero. Ok, quindi questo è quanto, mia family. Vi mando un bacio grandissimo e niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!